Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Siete belli carichi? Bene, lo sono anch'io. Ok, sto un po' esagerando. Comunque sia ragazzi, che cosa succede oggi? Succede che vi porto un accessorio che è qualcosa di spaventoso e di fantastico. Un accessorio davvero incredibile. Vi dico solo che sono delle cuffie, ma non si mettono alle orecchie. Voi non avete proprio idea. Fanno paura. Detto questo ragazzi, per questo video e per questo accessorio incredibile dobbiamo superare come minimo i 12.000 mi piace, perché davvero quello che state per vedere se li merita assolutamente. Ed inoltre a 12.000 mi piace vi porterò un altro video su un altro accessorio, perché voi non avete idea ragazzi di quello che ho qui da farvi vedere. Quindi sotto a spolliciare, cominciamo con l'accessorio di oggi. Bene, allora, vi viene qualcosa in mente se vi dico cuffie? Immagino di sì, le solite cuffie che si mettono alle orecchie e che permettono di ascoltare la musica. Mentre se vi dico cuffie a conduzione ossea, vi viene qualcosa in mente? Penso che alla maggior parte di voi no, se non a nessuno. Infatti ragazzi, oggi sto per fare una cosa davvero incredibile. Intanto premetto che è totalmente un unboxing e una prova di questo accessorio assurdo in diretta. Quindi non l'ho provato prima, non so nemmeno se funziona. Sarà una cosa totalmente in diretta fra me e voi. Quindi sicuramente ce ne saranno delle belle. Cazzo, è arrivato il momento di farvelo vedere. Ragazzi, l'accessorio è questo qui. Cuffie a conduzione ossea che ci permetteranno di ascoltare la musica senza metterle alle orecchie. Questa è la cosa più figa e spaventosa allo stesso tempo esistente al mondo. Allora, apriamo queste cose e vediamo un po' come funzionano. Cioè, questo prodotto mi è arrivato proprio fresco fresco da poco. Allora, intanto qui vediamo un tizio con una maschera un po' brutta. Queste cuffie inoltre fanno anche un'altra roba di cui vi parlerò fra poco. Allora, ecco qui, tiriamole fuori. Olè. Ed ecco qui il nostro bel paio di cuffie. Qui abbiamo il classico manuale dell'istruzione, di cui non ce ne può frega de meno. E poi qui guardate un po', intanto possiamo vedere un'immagine di queste cuffie, che non è affatto rassicurante se devo pensare che questa roba devo mettermela in faccia. Qui abbiamo un altro manuale di istruzioni in giappo-cinese, di cui non me ne frega un cazzo. E poi ragazzi, tan tan tan, ecco a voi le cuffie. Cioè, voi direste mai che questa roba sono delle cuffie? Qui abbiamo anche il cavo per la ricarica. Peraltro, spero siano cariche, perché sennò non posso nemmeno provarle. Ecco qui le cuffie. Cioè, che cazzo è sta cosa? Una maschera da sub? Queste sarebbero delle cuffiette, ragazzi. Ci credete se vi dico che sono delle cuffie per ascoltare la musica? Io non ci credo. Allora, ragazzi, io me le metto, eh. Vediamo, speriamo non prendano possesso della mia faccia. Facciamo così. Olè. Ok, le ho annodate adesso, sì, le ho anche strette un po' troppo. Inoltre, cioè, io dovrei ascoltare la musica con questi cosi. Cioè, ragazzi, ci rendiamo conto? Chi cazzo può ascoltare la musica così? Queste cuffie, aspettate che me lo tolgo. Questo coso, ragazzi, non serve solo per ascoltare musica. Inoltre, serve anche per non respirare lo smog, perché qui c'è tipo un filtro. Eccolo qui, lo potete vedere, sembra un pannolino, ma non è un pannolino, tranquilli. Che serve a filtrare tutto lo smog nell'aria. Quindi uno le può usare tipo se va in bicicletta. Ecco, per questa cosa sarebbero utili. Come cazzo si accendono queste cose? Ah, ok, ho appena trovato i tasti. Praticamente ci sono tre pulsantini qui, ragazzi. Questo è quello dell'accensione, vediamo un po'. Ok, si sono accese. Adesso vado a prendere il mio cellulare e lo collego via Bluetooth. Ok, sono connesse, perfetto. Adesso sono proprio connesse e mi dà addirittura che la batteria è al massimo. Quindi, perfetto, meglio di così non si poteva. Ok, ho messo la canzone anche al massimo. Adesso ve la faccio sentire. Proviamo a fare una cosa, io intanto qua sento tipo che vibra tutto, è strano. Provo ad attaccarle al microfono e vediamo se riesce a trasmettere le vibrazioni anche a voi ragazzi. Così potete provarla voi prima di me. Staccato. Attaccato. Tolto. Messo. Se funzionano o no, io non lo so, ma vi dico che da lì vedo la linea del microfono che aumenta, quindi mi sa che funziona. Oltre che conduzione ossa, è anche conduzione microfonale. Microfonale, che brutta parola. Comunque, allora, adesso indossiamole. Io ho un po' di paura. Intanto il volume lo abbasso perché sta alto ed ho paura che mi faccia scoppiare il cervello. Mi stanno arrivando delle notifiche su WhatsApp. E vi giuro, ragazzi, le sento come se fossero all'orecchio. Mettiamo una canzone e vediamo se funziona. Ecco, qui non mi rimane che schiacciare play. No, vabbè. Cioè, vi giuro, ragazzi, che io la sto sentendo. Aspettate che alzo il volume. Come cazzo?
Come cazzo è possibile? Cioè, io riesco a sentire sia all'esterno che tramite queste cuffie. Ma è una cosa stranissima, perché mentre tu puoi sentire la musica, senti perfettamente anche i suoni esterni. Provare per credere. Mi fa solletico! Se ho alzato il volume, ragazzi, e mi fa solletico qua, che sento che vibra. No, che cosa stranissima. Vediamo se riuscite a sentire. Da notare però quanto sia strana questa cosa. Sembro tipo un uccello. Magari sto urlando e non me ne accorgo, ma io sento fortissimo ed ho le orecchie stappate perfettamente. Sembra un po' da maniaci questa cosa. Ok, ho stoppato la canzone. Direi che questa che questo oggetto mi ha stupito senza alcun dubbio. Non avrei mai pensato che queste cose funzionassero, ma funzionassero così bene, ragazzi. Io ve lo giuro, non vi sto dicendo una stronzata. Provare per credere. E se volete provare, vi metto il link qui sotto nella descrizione. Mi stupisco sempre di più di quello che è possibile trovare in giro. Comunque sia, ragazzi, questa video recensione termina qui. Io spero davvero che il prodotto di oggi vi sia piaciuto. Direi che un mi piace se lo merita assolutamente, perché è una cosa che non si vede in giro. Quindi lasciate tanti bei pollicioni in su, superiamo i 12.000 mi piace, lasciate tanti commenti scrivendomi un po' che cosa ne pensate di questo favoloso oggetto. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. Seguitemi sulla mia pagina Facebook, link nella descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, un golden saluto e ciao a tutti.